Noi siamo a terra, questo è lo slogan della manifestazione che è stata organizzata dalla FIPE Confcommercio in altre 22 città d'Italia e sicuramente viviamo una situazione di disagio, non solo un disagio economico ma anche un disagio morale, perché siamo stati oggetto, diciamo, di provvedimenti che nell'ultimo mese si sono ripetuti, susseguiti, intrecciati, cioè nel senso che magari il DPCM andavano a sovrapporsi sulle ordinanze regionali. Noi abbiamo bisogno di chiarezza, abbiamo bisogno comunque di poter operare. Non dimentichiamo che i pubblici esercizi sono un quinto delle aziende italiane e campane, quindi chiediamo rispetto, chiediamo dignità e chiediamo di partecipare ai tavoli di concertazione e soprattutto di avere conoscenza dei provvedimenti prima che vengano effettuati. Non ci va di conoscere, diciamo, il nostro futuro in una diretta Facebook, sinceramente, e non lo accettiamo, non lo accetteremo e quindi questo è lo scopo di questa manifestazione, cioè dar voce a questo disagio di tutto il comparto della ristorazione. Sicuramente il decreto del governo va nella direzione giusta, in quanto prevede appunto questi famosi ristori per le aziende. Attenzione, noi questi ristori ne abbiamo bisogno per poter pagare i fornitori, per poter pagare le bollette, per poter pagare i dipendenti, quindi è molto importante il tempo in cui poi questi ristori verranno effettivamente erogati. Quindi va bene il provvedimento, lo accettiamo, ma vigileremo che poi effettivamente siano rispettati i tempi e gli impegni del Presidente Conte.